Ciao ragazzi, rieccoci a una nuova puntata sulla parabola. Ieri abbiamo visto che una retta rispetto alla parabola può essere esterna, secante oppure tangente. Oggi ci soffermiamo sulla tangente a una parabola. In particolare faremo esercizi per vedere come trovare l'equazione della tangente. Dovete sapere che possono capitarvi due situazioni. Situazione numero 1, il punto è esterno alla parabola. In questo caso io troverò sempre due rette tangenti. Situazione numero 2, il punto appartiene alla parabola. In questo caso io troverò una sola retta tangente. Vediamo subito come fare un esercizio. Ho una parabola e mi viene dato un punto. Mi chiede di trovare l'equazione della retta tangente alla parabola. La primissima cosa che dobbiamo fare è andare a capire se il punto appartiene oppure non appartiene alla parabola. Se il punto appartiene alla parabola, allora faremo un procedimento. Se non appartiene alla parabola, faremo tutt'altro procedimento. Ecco perché è importante come primissima cosa andare a vedere in che situazione siamo. Per capire se un punto appartiene o no alla parabola basta andare, come sempre, a sostituire le coordinate xy del punto all'interno dell'equazione. Al posto di y metto 2, al posto di x sia qui che qua metto 0, ovviamente mi rimane 1. Ora mi chiedo, è vero? Cioè 2 è uguale a 1? Ovviamente no, questo mi dice che il punto P non appartiene alla parabola. E in matematica appartiene si indica con questo simbolo, non appartiene si indica con la barra. Quindi sappiamo che ci dobbiamo aspettare due rette tangenti. Come facciamo a trovarle? Prima di tutto devo trovare l'equazione generica della retta che abbiamo visto nella playlist rette piano cartesiano e che per velocità ve la riscrivo qui, dove x0 e y0 sono rispettivamente le coordinate xy del punto. Facciamo i calcoli e scriviamo questa retta in forma esplicita, quindi porto il termine noto di qua, diventa più 2. Moltiplico e qui mi viene mx. Questa è l'equazione generica di una retta passante per P. O meglio, è un fascio di rette perché ovviamente cambiano al variare di m. Ora che ho trovato l'equazione della retta passante per P, cosa faccio? Secondo step, vado a fare il sistema tra questa retta e l'equazione della parabola. Il modo migliore per risolverla è il metodo di sostituzione, quindi al posto di y ricopio questa quantità, quindi ci concentriamo solamente sulla seconda equazione. Porto tutto al primo membro. Questa diventa più x alla seconda, questo diventa meno 4x, lui diventa meno 1, sommato a più 2 fa 1. Ora noto che questi due termini hanno x in comune, quindi la raccolgo. Ora che ho questa equazione di secondo grado, cosa faccio? Terzo e ultimo step, pongo delta uguale a 0, perché è la condizione necessaria e sufficiente affinché una retta sia tangente alla parabola è che il delta è uguale a 0. Se vi ricordate lo abbiamo visto ieri nel video sulla posizione di una retta e avevamo ampiamente sottolineato l'importanza del delta. In particolare nel caso di retta tangente sapevamo che il delta doveva essere uguale a 0. Questa informazione è fondamentale perché ci serve proprio nello svolgere gli esercizi sulle rette tangenti. Quindi non vado ad applicare la formula risolutiva, vado solo a calcolare il delta e porlo uguale a 0. Il delta è b alla seconda, quindi tutta questa quantità alla seconda, meno 4ac, 4 per 1 per 1, 4. Ora facciamo i calcoli. Per svolgere questo calcolo abbiamo due possibilità. Possibilità numero 1, vado a fare il quadrato di binomio e faccio i conti. Possibilità numero 2, vado a risolvere questa equazione binomia. Se vi ricordate l'abbiamo vista nella playlist sulle equazioni di grado superiore al secondo. Io la preferisco perché è più veloce. Vi faccio vedere. Porto il termine noto di là e quindi diventa più 4. Ora, tutta questa quantità per me può essere y. Se ho un'equazione y alla seconda uguale a 4, le due soluzioni quali sono? Se vi ricordate, in un'equazione di secondo grado pura le soluzioni si trovano facendo la radice quadrata di 4 e quindi le due soluzioni sono più o meno 2. Nel mio caso io non ho y alla seconda uguale a 4, ma ho questa quantità alla seconda uguale a 4, quindi troverò che questo, se fate finta che questo sia il mio y, è uguale a più o meno 2. In questo modo quindi trovo due soluzioni, una ponendo il primo membro uguale a meno 2, l'altra ponendo il primo membro uguale a 2. Facendo i calcoli qua diventa m uguale 2, mentre di qua diventa m uguale
uguale 6. Ho trovato due valori di m, infatti mi aspettavo due rette tangenti. Cosa faccio con questi valori? Vado a recuperare l'equazione della retta e vado a mettere al posto di m una volta 2 e una volta 6. Trovo così le due rette tangenti. Sapevo che erano due perché il punto era esterno alla parabola. Ricapitolando, guardo se il punto appartiene o no. In questo caso non apparteneva alla parabola, quindi la primissima cosa, abbiamo scritto l'equazione della retta passante per il punto P. Dopodiché abbiamo fatto il sistema tra tale retta e la parabola. Applicando il metodo di sostituzione abbiamo imposto delta uguale a 0 e facendo i calcoli abbiamo trovato i due valori di m, di conseguenza le due rette. Ora andiamo a vedere un altro esercizio. Abbiamo di nuovo una parabola e un punto P. Dobbiamo trovare l'equazione della retta tangente. Primissima cosa, dobbiamo vedere se P appartiene oppure no alla parabola. Andiamo a sostituire. Al posto di y metto 6, al posto di x metto 3, 3 alla seconda 9, 9 diviso 3 meno 3, perché qua c'è il meno, 3 per 3, 9. Ottengo così 6 uguale a 6. È vero? Sì, 6 è uguale a 6. Questo ci dice che P appartiene alla parabola. Se il punto P appartiene alla parabola, noi ci aspettiamo una sola retta, abbiamo detto. E il metodo per svolgere questo esercizio è molto più veloce. Dimenticatevi tutti quei passaggi che abbiamo visto poco fa. Se il punto appartiene alla parabola, applichiamo la formula di sdoppiamento, che ci dice che la retta si trova in questo modo. Non vi spaventate, andiamo a vedere nella pratica come funziona. X0 e Y0 sono rispettivamente le coordinate XY del punto, quindi qui al posto di Y0 devo mettere 6. Poi A, B e C cosa sono? Sono rispettivamente A, B e C dell'equazione generica di una parabola. Nel mio caso A vale meno un terzo, X lo ricopio e X0 vale 3 e viene così. Poi andiamo avanti, B, da noi B vale 3 e qui ricopio tutto, al posto di x0 metto la mia x, 3. Ora facciamo i calcoli. 3 e 3 si semplifica. Al denominatore ho 2, quindi faccio l'MCM. 2 sia al primo che al secondo membro. Al primo membro ricopio il numeratore. Al secondo membro qua, facendo i calcoli, viene meno x per 2 meno 2x. Qua 2 c'è già, quindi devo moltiplicare 3 per questi due termini. Ora posso mandare via il denominatore, ricopio y e questi due termini sono simili, li sommo, fa x. 6 portato al secondo membro fa meno 6, sommato a 9 fa 3. Ho trovato così l'equazione della retta tangente. È una sola retta perché il punto P apparteneva alla parabola. La legge di sdoppiamento sembra un po' difficile, in realtà vedete che basta soltanto sostituire con estrema attenzione i numeri nella formula. Come potete vedere, devo fare molti meno calcoli rispetto a prima e in 3 passaggi abbiamo trovato subito la soluzione. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi. Per cui, dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica, è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.